Amici telespettatori, buonasera. Vale il solito motto: non è venerdì se non c'è Polifemo. Beh, quello di questa sera è un Polifemo particolare, un Polifemo ovviamente dedicato agli eventi natalizi. Beh, stiamo arrivando così al termine di tutta una lunga serie di rappresentazioni, di eventi che abbiamo seguito all'interno della provincia ionica. Questa sera ci occuperemo del mitico presepe vivente di Faggiano, giunto alla 24esima edizione. Questo per quanto riguarda la prima parte di Polifemo. Poi nella seconda ci sposteremo a Mottola per il concerto dell'Allegrezza all'interno della parrocchia della Chiesa dell'Immacolata. Quindi un Polifemo che vuole farvi vedere le tradizioni popolari, la passione che ovviamente caratterizza certi eventi. E allora partiamo subito da questa 24esima edizione del presepe vivente di Faggiano. Siamo con l'organizzatore, il presidente, il dottor Angelo Zanzanella. Beh, un evento ormai storico per la provincia ionica, ma non solo, è una realtà del mezzogiorno d'Italia. Parliamo, lei ci farà da guida, da cicerone all'interno delle varie postazioni, ma parliamo di questo, del presepe di quest'anno, le caratteristiche, le migliorie apportate, no, rispetto al passato, perché poi chiaramente ogni edizione apparentemente pare la stessa, ma non è la stessa, perché c'è sempre un quid pluris, l'esperienza, la voglia di dar vita ad un prodotto sempre migliore e gradito per il pubblico. Sì, dicevi bene, è un lavoro questo del presepe che comincia non il 23 di dicembre, ma bensì molti mesi prima. Se vogliamo, a scadenza di ogni manifestazione, in qualche modo cominciamo ad organizzare l'evento dell'edizione successiva. Si cerca di curare il sito in particolar modo. Magari qui siamo di preciso a Faggiano, in zona? Questa è zona, è una zona ai piedi di una collina che ha denominata La Campana. È un sito che la vecchia proprietaria, la signora Concetta Puntesini, ha donato alla parrocchia di Faggiano, e la parrocchia di Faggiano lo dà incomodato alla nostra associazione per realizzare il presepe vivente. Come dicevo, è un'organizzazione abbastanza faticosa, perché è un sito che va curato in tutti i particolari, soprattutto nella pulizia che durante l'anno va fatta, e in modo tale che soprattutto nel periodo estivo, perché siamo sempre ai piedi di una collina, si possono verificare degli incendi e dobbiamo cercare di tenerlo più pulito possibile. Naturalmente si cerca ogni anno di migliorarlo, di rendere quello che poi è la Terra Santa. Non a caso quest'anno il presepe vivente di Faggiano sta vivendo un momento fantastico, storico direi, ma non solo per il presepe, ma per tutta la comunità di Faggiano, per un gemellaggio istituzionale che a settembre è stato suggellato tra il comune di Faggiano e la città di Betlemme. Direi a questo punto di dare la parola ai due massimi rappresentanti istituzionali, il sindaco di Faggiano ed il sindaco dell'altra realtà di Cassano. Antonio Cardea, sindaco di Faggiano. Beh, un momento importante per il territorio, un momento che pone Faggiano in una realtà non certamente locale ma nazionale, perché questa è una tradizione che, ripeto, ha una valenza nazionale. Sì, naturalmente parliamo della 24esima edizione del presepe vivente di Faggiano, la prima dopo aver sottoscritto, essere gemellati con Betlemme. Un qualcosa che ha visto il mio paese, un paese di 3.500 anime, gemellarsi con Betlemme, io dico un qualcosa di eccezionale. Quindi oggi poi
abbiamo sottoscritto insieme al sindaco di Cassano allo Ionio un patto di amicizia, perché noi non possiamo restare chiusi nel nostro paese, ma dobbiamo aprirci alla Puglia. Oggi stringiamo un patto di amicizia con Cassano, ma questo è mettere insieme Puglia e Calabria, significa aprirsi, significa lavorare insieme affinché il nostro territorio, che ha le qualità, ha le potenzialità per emergere, quindi dobbiamo mettere insieme tutte le nostre forze affinché possano i turisti venire a visitare il nostro sud. Ecco, prego, prego. Oggi parlare, non si può più parlare di Io, di Faggiano o in questo caso di Cassano. Noi dobbiamo insieme unire le forze e parlare del sud, parlare della Puglia, parlare della Calabria, parlare del sud. Ecco, sindaco, com'è nata questa idea del gemellaggio? Sì, l'idea del gemellaggio è nata da alcuni... Ci siamo sentiti telefonicamente con il sindaco di Cassano tramite un altro collaboratore, Giuseppe Semeraro, che ci siamo detti: Faggiano è gemellato con Betlemme, ha vinto per ben 7 anni il premio quale miglior presepe d'Italia, quest'anno lo ha vinto il comune di Cassano allo Ionio, miglior presepe d'Italia, pertanto mettiamoci insieme, uniamo le forze, discutiamo e vediamo di raggiungere, culturalmente parlando, ma non solo, ma ripeto, far conoscere il sud all'intera Italia. Gianni Papasso, sindaco di Cassano Ionico in provincia di Cosenza. Abbiamo parlato col sindaco di Faggiano di questo gemellaggio, di questo scambio culturale che ha ovviamente una base, un denominatore comune, che è appunto il presepe, il legame forte con Betlemme. Sì, il nostro presepe si svolge a Sibari, nella mitica Sibari. Ancora si sente l'epopea della Sibari della Magna Grecia. Sibari è parte integrante del comune di Cassano. Beh, lì da 28 anni ci sono alcuni miei concittadini che per volontariato si stanno dilettando a organizzare un presepe vivente. Presepe che nell'anno 2016 ha avuto questo ambito riconoscimento di essere il più bel presepe d'Italia. Ottenuto questo premio, noi abbiamo pensato di fare rete e quindi ci siamo messi in contatto con la comunità di Faggiano, con il sindaco di Faggiano, che apprezzo tantissimo, proprio per in virtù dell'esperienza del presepe, di fare rete tra le due comunità, ma anche perché c'è l'esigenza di far conoscere i presepi all'intero paese. Loro sono più avanti di noi, nel senso che hanno stretto un gemellaggio con la città di Betlemme. Noi pensiamo anche di farlo, però queste due belle esperienze di carattere culturale poi devono anche andare oltre e quindi facciamo rete per vedere se riusciamo, come dire, a varcare i confini ristretti dei due comuni per mettere insieme delle comunità per fare una battaglia più complessa. E per far crescere il nostro sud. Non ci sono proprio problemi, io dicevo poco fa nella conferenza stampa che con il collega Antonio abbiamo tenuto nel salone del Consiglio Comunale che il sindaco è il primo avamposto dello Stato in una comunità. Se non funziona la sanità, il cittadino individua il sindaco, se non funziona la regione la stessa cosa. Secondo è un po' il parafulmine. Il parafulmine delle situazioni. Allora è arrivato il momento di dire ci siamo anche noi, ci sono queste comunità, c'è soprattutto il Mezzogiorno, il Sud, i ragazzi e le ragazze vogliono avere una nuova speranza. E iniziamo il nostro lungo percorso all'interno del presepe vivente che si snoda lungo varie postazioni e la prima tappa, proprio la prima entrando sulla destra, è una postazione in cui si produce la focaccia, un prodotto che sembra non aver avuto mai un inizio e una fine, è connaturato all'esistenza umana. Sì, è un prodotto tipico, chiamato apposta la focaccia alla vampa, fatta in pratica con la fiamma
del forno in pratica. Parliamo con le signore, le antiche massaie. Eh sì, perché facciamo anche il pane qua, la focaccia, questo si chiama focaziello in dialetto, e questo è tutto. Lei partecipa ad ogni presepe? Noi sì, tutte le sere. Tutte le serate che facciamo noi siamo presenti. Guardate, 24 anni che facciamo. 24. Guardate lì la fornace intorno e guardate come questo freddo, questa fredda serata rigida viene così ammorbidita, viene resa vivibile dal calore di questa focacceria, panetteria, ma soprattutto dal calore umano. Ed eccoci in un'altra postazione, qui altre specialità culinarie, quelle tipiche, le orecchiette, le pettole, vedete queste bruschette condite con dell'ottimo e casereccio olio. Sì, è olio fatto in casa dai miei parenti. È una tradizione che si ripete, signora? Sì, ogni anno, io sono qui da 8 anni con loro ed è una bella cosa. Perché facciamo tutte queste cose e poi ci ritroviamo ogni anno con tutti i pastorelli, siamo tutti come una famiglia praticamente. E poi vedete questa farina. Sì, la farina è stata macinata proprio dal mugnaio e l'hanno portata a noi per fare le orecchiette. Vedete queste bruschette così calde, intrise di olio, una vera specialità, e ovviamente non può mancare il pomodoro, anche se non c'è il sale, però col pomodoro e la bruschetta va benissimo. Altra postazione, anche qui orecchiette, ma con una novità, vedete, delle puccette calde, appena sfornate, vedete alle mie spalle il forno, ecco come arde, e qui un bel braciere, guardate che bella puccetta, come è soffice, calda. Siamo loro che sono i protagonisti, cosa rappresenti? Io sono il capofamiglia di questa numerosa famiglia. Quindi lei così sta insieme alle donne di casa e dà una mano, e vedo il suo amico che sforna le puccette. Sì, lui è mio fratello e, come ho detto prima, siamo una grande famiglia, qui c'è mia madre anche, c'è mia cugina, quindi seguo un po' tutto l'evolversi della serata. Non si sente freddo qui, decisamente? No, sinceramente no. Un'altra postazione, gli antichi mestieri. Vedete, l'amico qui accanto sta realizzando delle cesti, dei cestini. È proprio un'antica tradizione, un antico mestiere. È vero. Da 50 anni fa ad oggi. Oggi ce n'ho 83.
buona salute. Grazie. E lei fa proprio questo lavoro? Non sempre di mestiere, per hobby. Vedo le fascine sono ancora fresche. Poi freschissime. Di ulivo. Ulivo e canna. Qui invece si stira con quello che era l'antico scarfaglietto. Giusto, è giusto, sì sì, è proprio lo scarfaglietto che si che serviva a scaldare il letto. E poi stiravano i pochi panni che avevano. E i panni, vedete come raggiungono una perfezione, la superficie è perfettamente, vedete, liscia, uniforme. E intanto le donne, c'è chi lavora la lana. La nonna fa il fuso, fila la lana. E qui vedo che puliscono, cosa fanno? Fave? Sì, stanno mozzicando le fave. Sì. La mamma sta facendo la calza, è tutto qua. Stiamo lavorando. Antichi mestieri, vedete, non solo antichi, ma con quelle caratteristiche, con quelle tradizioni dell'epoca, il calzolaio, lo scarparo, come si dice. Esatto, esatto. Parola. Proprio il suo mestiere o lo fa qui per... Io veramente lo faccio un po' anche a casa, per tempo, diciamo, che passo il tempo, perché non esco di casa, però qui mi hanno invitato, diciamo, e sto facendo la... La comparsione, diciamo. Si riparano le scarpe e non si buttano, perché oggi invece c'è l'abitudine. Beh, veramente sono pochi quelli che vengono riparate, se no tutto il resto sono tutte scarpe. Perché è tutta plastica. La plastica è gomma. Allora, quando la gomma incomincia a essere deformata, è inutile che non si può riparare. Sei costretto che naturalmente devi continuare finché tengono e poi li butti. Antichi mestieri, il fabbro, vedete, si dice fruscinatore e forgiatore. Fabbro, fruscinatore e forgiatore. E forgiatore, vedete, come si dice il proverbio, batti il legno, batti il ferro quando è caldo. E qui il ferro, ovviamente, la forgia, la ovviamente il calore. Il fuoco lo ammorbidisce e quindi lo si può forgiare. Certo, sì. E si può plasmarlo. Sì. E proprio fra questo nella vita? No, non faccio soltanto questo qua io. Però lo conosce bene il mestiere. Il mio padre è fabbro, era fabbro quando era allora, era fabbro. E allora a 15 anni noi abbiamo cambiato un po' il mestiere, abbiamo fatto delle biciclette nuove noi e ci siamo serviti di Lecce. Ci siamo serviti dei cambi di Lecce, di Taranto, dei cambi di telaio, eccetera. E abbiamo fatto insomma quel mestiere. Poi cominciamo a fare i motorini. Facevamo il motorino, il Ducati, il Benelli, quelle moto che esistivano allora. E si facevano, le facevamo camminare. Vedete, questa è la lavorazione del ferro. E qui, altro momento culinario, oltre alle orecchiette, vedete, del pesce, dei calamari che vengono appunto rosolati nell'olio.
Sì, è il nostro benvenuto a chi viene a trovarci. A parte questo, c'è chi fa le bruschette. L'abbiamo visto, infatti. Sì, e poi ci sono quelle che danno le pettole, il vino, insomma, l'accoglienza per. Vediamo anche un piccolo. Una piccola. Francesca, cosa rappresenti tu qui? Una pastorella. Quanti anni hai, Francesca? 2. Ah, così piccola parla tanto, è vero? E si appresta, si prepara a seguire le orme di famiglia, a saper cucinare. Ok, è vero. E io di più a mangiare, no? E io nel frattempo mi gusto un appetitoso e gradito calamaro fritto. Questa è la vita, questa è la natura, una natura incontaminata. Vedete un pastore con una capretta e il pastore dà da mangiare alla sua capretta e vedete anche una branda proprio per potersi poi riposare. È un unicum, un tutt'uno tra pastore e animali. Mentre noi camminiamo si susseguono le varie postazioni, vedete un piccolo ruscello, un corso d'acqua che accompagna il nostro cammino. È certamente questo il momento più toccante, la postazione più significativa del presepe vivente di Faggiano. Siamo nella grotta con Giuseppe, Maria e il bambino Gesù. Non vi nascondo che si prova un'emozione, non solo da credente, ma da tarantino, da meridionale fiero e convinto. Questa è una delle nostre risorse che mirabilmente l'associazionismo, l'associazione presieduta dal dottor Zanzanella e le istituzioni, l'amministrazione comunale di Faggiano insieme con l'amministrazione comunale di Cassano Ionico, rendono un Natale, rendono il Natale, la Natività, un momento importante di crescita per il territorio. Presidente Zanzanella, sembra veramente di rivivere il clima di oltre 2000 anni fa. Beh sì, certamente, e qui è da dove è partito poi il presepe vivente di Faggiano. La grotta è una grotta naturale. E qui diciamo il posto più suggestivo dell'intero presepe, e questa sera vi dico che diventa ancora più suggestiva. E personalmente io, che lo vivo un po' da anni questo momento, oggi sono ancora più emozionato di altri anni, in virtù del fatto che questa grotta ci ha consentito di gemellarci con la capitale della cristianità, Betlemme. Ed oggi viviamo un momento ancora storico per la nostra piccola comunità come Faggiano, un patto di amicizia con il comune di Cassano dello Ionio. Infatti saluto e ringrazio il sindaco di Cassano dello Ionio e naturalmente il sindaco di Faggiano, promotore di questo patto di amicizia, che insieme a noi associazione sta proseguendo una strada fondata proprio sulla
sull'associazionismo, sulla collaborazione. Con le istituzioni, questo è bello, vedere l'associazionismo che rappresenta un unicum con le istituzioni. Amministrazione comunale, associazionismo, società civile, in una parola, cittadini di buona volontà. Certamente, le sinergie, non parliamo più noi come associazione, ed è stata, tra virgolette, se la possiamo definire politica, da quando sono diventato presidente di questa associazione, ho intrapreso quel discorso non legato più all'io. Il presepe vivente deve essere della comunità, e l'intera comunità si deve trasferire in questo luogo nel periodo natalizio. Non si deve parlare più dell'io, ma del noi, e del noi parliamo insieme all'amministrazione, alle parrocchie e a tutte le associazioni presenti sul territorio. Sindaco, la sua emozione da cristiano cattolico e da primo cittadino è un'atmosfera che, come dire, fa battere il cuore, c'è poco da dire. Sì, guarda, io mi vengono i brividi ogni volta che vengo al presepe, perché io, diciamo, passo quasi tutte le sere che è aperto il presepe, ma quando arrivo in questo posto sembra che il Signore abbia fatto questo per dire: qua sono nato io, c'è un qualcosa di eccezionale. Di magico proprio. Qualcosa di magico. Io credo che proprio questo sito si presta ad essere, a rappresentare al meglio la natività di nostro Signore. Io credo che grazie al sito, grazie all'associazione Predazioni Popolari, che ha fatto un grande lavoro, grazie anche al contributo dell'amministrazione, siamo riusciti a ottenere il gemellaggio con la Terra Santa. Ma io credo che il sito, questa grotta, sia fondamentale. E passiamo all'altro sindaco, al sindaco del comune, diciamo, gemellato, Cassano Ionico, in provincia di Cosenza. Ha avuto modo di conoscere questa realtà, la sta vedendo, è un'emozione forte. Ma dire che è stupendo, speciale, poco. Sto vivendo un pomeriggio di emozione e di commozione. Io mi complimento veramente con il cuore, con il presidente dell'associazione, con il sindaco di Faggiano, con la comunità di Faggiano, per questa bellissima realizzazione. Oltretutto siamo nella grotta della Natività. La Natività significa nuovo giorno, nuova speranza, felicità, gioia, quella felicità e gioia che in questo momento esprimo a nome della mia comunità, in favore della comunità di Faggiano, e soprattutto la nascita, una nuova speranza per tutti quanti noi. E ora passiamo a loro, ai protagonisti della Natività. Intanto abbiamo un angioletto, guardate, un'angioletta, anzi, come ti chiami? Gaia. Ti piace fare l'angioletto, Gaia? E ora i protagonisti. Il protagonista è lui, Gesù Bambino, una bellissima creatura, l'immagine della purezza, della vita che va avanti, che cresce. Dobbiamo aprire il cuore in questo momento, non lo dico per così, per frasi fatte, ma il cuore si apre. È giusto mettere da parte le rabbie, i rancori, le invidie, le nostre debolezze umane, quando uno pensa a qualcosa di più grande, che è il mistero della fede, che è la nascita di Gesù Bambino, non nato nello sfarzo, nella ricchezza, ma in un'umile grotta. E allora qui abbiamo Maria con questa splendida creatura, l'emozione di interpretare il ruolo della mamma di Gesù. Non ha parole. Si può solo descrivere provandolo e basta. Questa splendida creatura quanto c'ha? 3 mesi. Guardate, 3 mesi, ed è il calore della fede, il calore del mistero che fa stare qui questa splendida creatura. Accanto a loro Giuseppe. È un'emozione veramente forte. Il fatto di essere qui giustifica, no? la fede, la cosa, la voglia di fare, di partecipare a questo. È il primo anno che lo fa o l'ha fatto anche altri anni? Primo anno.
Vedete, certamente un onore e un privilegio. Ecco, questo è il simbolo della cristianità, il simbolo di una umanità, del calore che forse solo il nostro sud ci sa dare. E passando avanti ci sono anche loro, sono due pilastri per così dire della grotta di Betlemme. Vedete il bue e l'asinello. Disturbiamo il bue mentre giustamente mangia il suo foraggio e qui vicino guardate questo bellissimo asinello legato, lo voglio accarezzare. Tanto è mansueto e non reagisce. Guardate, questa è la natura. E abbiamo anche il pastore, non poteva mancare. È giusto che c'è il pastore. Controlli tutto. Sì, è normale, bisogna darci da mangiare. Questo bue. Da bere, se no diventano nervosi. Questo bue è tranquillo? Possiamo avvicinarci? Speriamo bene, meglio non avvicinarci. Ingegner Marisa Cesario, comandante dei vigili del fuoco. Beh, una emozione anche la sua qui. Ma è veramente emozionante. L'atmosfera è toccante. Sì, è molto toccante, ma soprattutto veramente ci riporta forse agli anni di, ecco, quello che abbiamo visto. E vedete, mentre noi parliamo, vedete, qui viene riprodotto tutto, la neve, vedete, cosparge la mia giacca. Ma fra un po' avremo veramente la neve vera e quindi domani non ci sarà neanche bisogno. Domani è prevista. Anzi, voi vi state allertando, no? Ci stiamo già preparando a questo evento che le condizioni meteo sono, non dico... Pare, si dice, almeno da quello che abbiamo appreso, l'evento Burian, l'evento, come dire, meteorologico più significativo degli ultimi 40 anni, almeno questa è la dicitur. Staremo a vedere, ormai si tratta di aspettare le prossime 24 ore. Grazie. La tradizione, vedete una tartaruga che è stata scolpita, è nata da solo, in un tronco praticamente
di ulivo. Ecco, ci dice questo amico che nella sua campagna è cresciuto questo aspetti, è nato questo ulivo che ha acquisito la forma di una tartaruga. Grazie per il tuo pensiero. Fagiano vivace d'amore della Puglia, stato il primo fiore. Però deve alzare la voce, se no non la sentiamo. Fagiano è stato sempre vivace d'amore della Puglia, stato il primo fiore. L'isola di San Pietro a San Paolo si verrà la giustizia, non voglio che mi aperte questa amicizia. Eccoci qui in un'altra bottega, si lavora la pietra leccese. Leccese è pietra di Carovigno, la pietra bianca, poi facciamo anche le statue di pietra leccese. Questa è una ruota, ecco. Questo è Carparo, che abbiamo fatto tante cappelle alla chiesa, al cimitero di Fagiano, dove ci sono... Prego. Dove ci sono tante cappelle che abbiamo fatto, però sono tutte piccole chiese, per 4,50 m per 4,50 m. La vogliamo vedere all'opera, mentre lavora. Siamo ora in un'altra postazione, l'osteria, e allora quale migliore occasione per fare un bel brindisi a questa meravigliosa, riuscitissima 24esima edizione, una edizione che vede protagonista l'associazionismo, vede protagonista le istituzioni, vede protagonista la comunità intera di Fagiano e non solo, è questa la sinergia. E allora non mi dilungo, ma così, il momento del brindisi ci vuole. Auguri, auguri, auguri. E ho al mio fianco una mia vecchia conoscenza, abbiamo vissuto l'esperienza delle circoscrizioni a Taranto, Giuseppe Semeraro era presidente della circoscrizione Talsano, organizzatore di eventi che fanno davvero crescere la comunità ionica, la nostra regione, quindi la nostra Puglia, il nostro sud. Ma questa sera stiamo rivivendo il mistero del Natale. Io voglio ringraziare l'associazione Tradizioni Popolari, il presidente Angelo e il sindaco Antonio Cardia per questa grande ospitalità che suggella questo patto di amicizia che abbiamo tracciato con la città di Cassano. Giovanni Papasso ha voluto sin dal primo momento essere protagonista di questo percorso. Il 30 dicembre ha accolto nella città, nella comunità di Sibre, della città di Cassano lo Ionio, la delegazione di Fagiano con l'associazione, e oggi ha voluto personalmente ricambiare in questa bellissima comunità questa visita, che non è un fatto occasionale ma che apre a interscambi culturali, relazionali e anche di sviluppo economico. Quindi è il miglior augurio per iniziare il 2017. Ad maiora sempre, un bel brindisi. Presidente, io ti chiamo sempre così. Grazie Luigi. Thank you.
abbiamo visto la capanna, l'interno della capanna, e vedete anche qui vengono arrostiti dei polli proprio con il fuoco, con le fascine. Sì, proprio come ai vecchi tempi. Come la tradizione. Oggi esiste il forno elettrico, però è più bello il sapore del legno che arde, non ce lo dà nessuno. È un altro sapore proprio, non ha niente a che vedere con quello fatto a casa nel forno. La spontaneità dei bambini, ci sono venuti vicini questi bambini e ci hanno detto: possiamo dire una cosa? Dimmi, bella. Dici, ti piace il presepe? Sì. Tu cosa fai qui così vestita? Faccio il presepe. Fai il presepe. Intanto all'interno di questa bottega si ricama. Che tipo di punto stai facendo? Il punto croce. Te l'ha insegnato la mamma, la nonna? No, da sola. Autodidatta. Beh, anche qui l'uncinetto non poteva mancare. Questa è l'antichità proprio di l'uncinetto, dove si facevano tutte con l'uncinetto. La lana, la scialla, tutte le magliette, le calze, tutto. Bene, dopo avervi mostrato tutte o quasi le circa 30 postazioni di questo presepe vivente, beh, è il momento delle conclusioni, un momento significativo, la 24esima edizione, e poi ci sarà l'anno prossimo, ci saranno le nozze d'argento. Presidente Zanzanella, un'emozione forte, e ora che si chiuderà il sipario, tra qualche mese si ricomincerà, perché c'è una grande organizzazione, una grande programmazione alle spalle. Effettivamente si vive una grande emozione in questo presepe. Io insieme a tutti i miei collaboratori che lo organizziamo da 24 anni, io sono subentrato qualche anno dopo, e vi dico che quella fatica, perché effettivamente è un lavoro che comincia quasi subito dopo il 6 gennaio, si ricomincia a riprogrammare per poi metterci le mani in quest'area nel mese già di settembre per ripulirla in primis, ma per curare i minimi particolari che hanno reso sì che questo presepe fosse l'elemento centrale del gemellaggio della città di Faggiano con Betlemme e poi del patto di amicizia di Faggiano con il comune di Cassano dello Ionio. È un'emozione sempre forte, e quell'emozione che poi abbiamo vissuto anche questa sera. Stasera è stato un momento suggestivo, particolare, la visita di questi amici di Cassano dello Ionio, un concerto dal vivo musicale della nostra amica ormai soprano Sara La Carbonara, ha reso tutto, quasi tutto perfetto. Ecco, il tempo naturalmente, che può essere il nemico del presepe, ci è ancora stasera aiutato, ma è malgrado il freddo che si comincia a sentire, un plauso va naturalmente a tutti i figuranti che dalle 17 di oggi sono qui a rappresentare, ma come vi dico, loro come ho già ripetuto più volte, sono animati da questa passione nel realizzare la rappresentazione, ma soprattutto da una fede proprio nel mistero della Natività. Bene, Presidente, che dire? Ci salutiamo qui e l'anno prossimo, con i 25 anni, le cose in grande. Sicuramente. Auguroni.